tempo di presepi e anche ad Acquasparta va in scena quello vivente organizzato dalla parrocchia di Santa Cecilia e dalla confraternita di San Giuseppe con la collaborazione del comune di Acquasparta e dell'ente Il Rinascimento ad Acquasparta che cura l'omonima festa storica. Per chi non è riuscito a vederlo il 26 dicembre e l'1 gennaio, c'è ancora una possibilità, domenica 8 gennaio. La rappresentazione coinvolge tra attori, figuranti e aiutanti circa 200 persone e si svolge a Palazzo Cesi a partire dalle 16.30 e non più nel centro storico che ha subito danni a causa del sisma. Il comune ha così messo a disposizione la struttura che potrà essere visitata in tutta la sua bellezza dal pian terreno ai giardini fino ai sotterranei, per la prima volta aperti al pubblico. I visitatori potranno ammirare i costumi e le scene che ricreano l'atmosfera di Betlemme al tempo di Gesù, con i figuranti intenti a far rivivere gli antichi mestieri ormai andati pressoché perduti con l'avvento dell'industria. Inoltre si potrà assistere in gruppi di 30 persone circa alla volta anche alle parti recitate. Quest'anno poi è stato anche allestito un punto ristoro a cura dei giovani della parrocchia che prepareranno gustose crepe alla Nutella. I proventi derivanti dalla vendita di questi prodotti servirà a finanziare la costruzione di un nuovo oratorio parrocchiale. La 23ª edizione del presepe vivente di Acquasparta assume un significato ancora più profondo per la comunità che non ha voluto rinunciare alla sacra rievocazione in un momento difficile in cui recenti eventi sismici hanno lesionato tutte le chiese principali del paese e la casa parrocchiale. Un segnale di ripresa e di speranza dunque, perché se c'è un messaggio che il Natale porta con sé, questo non può che essere di nuova vita.